Buongiorno, buongiorno a tutti. Fuori piove, non so da voi, è una giornata. Sembrava che la primavera fosse iniziata e invece per il momento no. Ecco, fa anche freddo. Allora, oggi vi voglio parlare di un autore che si chiama Philip Roth, autore statunitense conosciutissimo, Il lamento di Portnoy, lo scrittore fantasma, pastorale americana. Prima fra tutte, ma il libro che a me è piaciuto di più di questo autore, e da cui tra l'altro è stato tratto anche un bel film, è La macchia umana. Questo è nell'edizione Einaudi, ecco, lo vedete, La macchia umana. Io inizio leggendovi, scusate, inizio leggendovi un commento di Nadine Gordimer. La macchia umana, non per svalutare i precedenti, è il miglior romanzo di Philip Roth. Qui tutto ciò che lo scrittore ha preso e sperimentato su quella forma chiamata romanzo, ovvero l'impatto della società sull'individuo, i costumi, le credenze, i pregiudizi del mondo contemporaneo, raggiungono la loro piena realizzazione. Allora, il personaggio principale di questo romanzo è un professore universitario che a un certo punto della sua carriera, molto stimato, molto amato, a un certo punto della sua carriera boccia degli studenti per dei motivi relativi allo studio, insomma, ma questi ragazzi, essendo dei ragazzi di colore, decidono di giocarsela scientemente per il fatto di essere stati bocciati a un esame universitario, di giocarsela sulla questione razziale. E così quest'uomo che è colto, che è di sinistra, che non ha mai avuto pregiudizi di nessun genere e specie, si ritrova a doversi difendere da un'accusa di razzismo assolutamente buttata per aria. Questo però gli sconvolge completamente la vita, non solo perché essendo una persona orgogliosa, in un primo tempo proprio si rifiuta di accettare la benché minima spiegazione o giustificazione come il preside di facoltà e il rettore gli chiedono di fare e di avere, ma a un certo punto lascia l'insegnamento amareggiato, si ritira a vita privata e coltiva una relazione, anche questa al di fuori assolutamente dalle righe, perché è una relazione, un amore molto profondo per una donna non più giovane come lui che fa la bidella. Quindi apparentemente sono due persone che sì, vivono nello stesso mondo, ma che hanno interessi, occupazioni completamente differenti. Eppure stanno bene insieme e sono felici. E lui anche se molto amareggiato, è tuttavia felice di amareggiato anche perché la moglie, perché lui aveva una moglie, che muore dopo pochi mesi per, diciamo, per il dolore, per la vergogna, per l'ingiustizia subita da suo marito. E questo nuovo amore del protagonista non va a sostituire l'amore coniugale solidissimo di tanti anni, ma in qualche modo è l'espressione della sua nuova vita. E in realtà è l'inizio di una nuova vita ed è anche, appunto, come dice la Gordimer, uno studio sull'ironia della vita, sull'ingiustizia della vita e anche sui pregiudizi, in un senso e nell'altro, in un senso e nell'altro, perché nel momento in cui il professore è costretto a, in qualche modo, giustificarsi per spiegare che il suo non era assolutamente un atteggiamento razzista, ma era l'atteggiamento di un insegnante che riteneva quegli alunni non adeguati all'esame che stavano affrontando, il fatto di doversi giustificare lo costringe a guardarsi dentro e a vedere quali sono i suoi pregiudizi, se davvero non c'erano
non in questo caso specifico, ma nella sua vita non ci sono mai stati dei pregiudizi di matrice razziale. È un libro bellissimo, veramente bello. Io l'ho letto più volte perché è un libro che va letto più volte, tutto d'un fiato. E per me è rimasto l'emblema della vita che ti spiazza. Che ti spiazza, tu pensi di esserti creato la tua comfort zone, il tuo angolino dove più o meno tutto è sotto controllo, e di colpo, per un motivo assolutamente imprevedibile e imprevisto, può saltare tutto. Io vi ringrazio, vi invito a venire al prossimo suggerimento di lettura, vi abbraccio, a presto, ciao, e speriamo che fuori ci sia il sole e sia davvero arrivata la primavera questa volta. Arrivederci a tutti.